Tutto sarà deciso tra 14 ore. Che sarà il campione del mondo dei produttori e ciò che l'equipaggio mondiale del campionato. WEC. Monza. Dopo il Fuji. Un gran finale con le 8 ore del Bahrain. La Ferrari ha il dovere di provare una missione al limite dell'impossibile. 499p il numero 51 è ancora in corsa per il campionato del mondo nel campionato mondiale pilota. Hartley Hirakawa. Quanti ne devono recuperare l'equipaggio di 7? Lopez, Conway, Kobayashi. Un risultato che mantiene aperta la Coppa del Mondo a Fuji corriamo a Toyota's House. Che per 10 stagioni fa in basso in 6 ore. Tranne l'eccezionale evento del 2015. Quando Porsche l'ha vinto. La speranza è quella di mantenere aperta la sfida del campionato del mondo all'aperto al test finale. Che conterremo a contestare Bahrain. Dice Giovinazzi. Fuji? Conosco la traccia poco. Dove ho gareggiato nel 2016 con un prototipo LMP2. È una traccia particolare. Veloce nei primi due settori e molto lento nell'ultimo. Quindi la gestione dei pneumatici sarà importante nel corso di tutte e 6 le ore. L'editoriale Sain. Leone nel Tempio non sarà una semplice gara per i Ferrari. Soprattutto se consideriamo circuito inedito per il 499P arriviamo a Fuji portando nostro 499P a questo debutto in rotta, dove non abbiamo eseguito. Cercheremo di allungare la striscia positiva risultati. Come una squadra. Considerando che dall'inizio della stagione la nostra Hypercar ha scalato il podio in ogni campione del mondo. Afferma Antonio Fuoco. A Fuji ho gareggiato solo in un'occasione. L'anno scorso con il 488 GT e quando siamo finiti secondi in LMGT e Pro. E devo ammettere che mi piace molto. Quanto lavoro a Maranello per preparare Fuji. Con solo due gare dalla fine della stagione. C'è solo un risultato per poter recuperare i punti ci separano dalla Toyota nella classifica del campionato dei produttori. Ma non sarà facile vincere le 6 ore di IL Fuji. Continua Ferdinando Cannizzo sulla pista giapponese che siamo a conoscenza di non essere i favoriti. Ma siamo tutt'altro demoralizzati e cercheremo di ribaltare la previsione. Nelle ultime settimane moltiplicato gli sforzi per identificare cui identificato qui guidare gli allestimenti e le strategie con l'obiettivo di minimizzare le distanze dagli avversari. È evidente che anche le condizioni atmosferiche potrebbero svolgere un ruolo decisivo. Soprattutto in caso di pioggia. Iniziamo da Maranello, concentrati e pronti a fare del nostro meglio in questa penultima sfida. Sterzi a parte, per favore lavare la macchia Fuji Circuito. Il Fuji, che nonostante abbia dato Pier Guidi e Calado alla classe GT e Pro l'anno scorso, non è tra i favoriti del pilota piemontese. Dal punto vista dello sviluppo dell'auto puoi optare per un medio-alto setup di carico, che garantisce prestazioni migliori nella parte mista a spese velocità o viceversa al carico medio-basso, sebbene non sia pista di mirino. Ho bei ricordi relativi a Fuji nella classe LMGT e Pro, inoltre a L successo nel 2022. La vittoria nel